Come funziona l'Eco Atlante? L'Eco Atlante si avvale di una serie di storie su ambiti tematici diversi, quindi andiamo dalla sostenibilità ai cambiamenti climatici, a come cambia il nostro territorio, il dissesto, l'inquinamento atmosferico, tutti i temi di grande attualità che possiamo approfondire sia individualmente, quindi in maniera specifica, approfondendo un singolo aspetto, singole informazioni, dati sul tema dell'economia circolare, del mare, della biodiversità, sia attraverso delle mappe, sovrapponendo queste informazioni in maniera integrata fra di loro e costruendo quindi un quadro complessivo del nostro territorio in maniera molto flessibile, personalizzata, per crearsi delle mappe individuali, personalizzate, che poi siamo in grado di utilizzare, rappresentare, pubblicare e diffondere a nostro piacimento. Certo, ad esempio possiamo vedere come è cambiato il nostro territorio nel corso degli anni, abbiamo delle mappe che ci mostrano come era l'Italia 60 anni fa e come è diventata oggi e quali sono le conseguenze di questo. Abbiamo invece delle carte che ci permettono di visualizzare l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, oppure dove le nostre città sono più inquinate a causa dell'inquinamento atmosferico e dove meno, dove ci sono le zone con maggiore biodiversità, oppure dove ad esempio abbiamo particolari fragilità, pensiamo a tutto il tema del dissesto, della pericolosità dei nostri territori. In maniera semplice possiamo con poche mosse crearci la nostra mappa, scegliendo le informazioni, i dati che vogliamo dall'enorme catalogo di informazioni disponibili, rese disponibili da ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e condividerla facilmente sul nostro blog, sul nostro sito, sui social, dove vogliamo. L'Eco Atlante è uno strumento in continuo aggiornamento che sarà integrato con sempre più dati provenienti dalle agenzie regionali, dal sistema nazionale, e permetterà di avere accesso a tutte le informazioni man mano che queste verranno prodotte e rese disponibili a tutti.